tutti e ben ritornati o benvenuti nel mio canale. Per chi non l'avesse ancora fatto, vi invito ad iscrivervi per rimanere sempre aggiornati sulle idee creative che andrò a proporvi. Oggi continuiamo con il mood natalizio e quindi realizzeremo insieme un paio di decorazioni per il nostro albero di Natale o per la nostra casa. Decorazioni che sono facilmente realizzabili anche dai vostri bambini, infatti sono delle idee che si possono adattare anche a dei laboratori creativi a scuola o magari anche a casa qualche pomeriggio passato insieme con i vostri bambini. Andiamo a vedere subito di che cosa si tratta e quali materiali ci serviranno. Realizzeremo insieme dei simpatici pupazzi di neve che potremo utilizzare per esempio come decorazioni per il nostro albero di Natale. Vedremo due tipologie diverse di pupazzi di neve, partendo sempre dall'utilizzo cartoncino e magari con l'utilizzo di alcuni dettagli come per esempio i bottoni, gli occhi, quelli che si muovono, o anche della gomma crepla. Quindi veniamo subito nel dettaglio. Ci servirà del cartoncino bianco, del cartoncino di fogli neri, del cartoncino color Havana e poi del cartoncino arancione oppure colorato, o se come me avete degli avanzi di gomma crepla di quel colore potete utilizzare anche quella, perché appunto ci servirà per i particolari. Poi io per realizzare gli occhietti utilizzerò questi occhi, quelli adesivi che si muovono, dei bottoni. Poi per appendere il nostro pupazzo utilizzeremo dello spago, in questo caso io sto utilizzando del cordoncino argento. Poi la colla vinilica, forbice e matita. Cominciamo subito a realizzare il primo pupazzo di neve. Allora, per il primo pupazzo di neve io mi servirò di queste tre fustelle. Naturalmente, se non avete a disposizione queste fustelle, sono le fustelle sottili, vi basterà ricrearvi tre cerchi che hanno un diametro di rispettivamente uno di 8 cm, l'altro di 7 cm e l'ultimo di 5 cm. Potete realizzarli utilizzando il compasso oppure utilizzando degli oggetti che appunto abbiano il fondo rotondo. Allora, io vi do queste dimensioni indicative. Naturalmente, se non avete a disposizione il compasso e avete a disposizione dei contenitori che hanno dei diametri diversi, non importa. L'importante è che ce ne sia una di base più grande e a decrescere due di più piccole. Nel mio caso ho scelto di utilizzare questa fustella che ha il contorno ondulato per dare un po' di movimento al mio pupazzo di neve. Se non avete a disposizione appunto, se non avete la possibilità di creare questa ondulazione, non importa, ondulazione che può essere creata anche magari con le forbici sagomate. Quindi vado a ritagliarmi i miei tre cerchi. Allora, le parti del corpo sono pronte. La fase dell'incollaggio la facciamo alla fine. Per farvi capire, questa sarà la forma che avrà il nostro pupazzo di neve. Adesso andiamo a prepararci i rametti che appunto costituiranno le braccia. Allora, ci prendiamo il cerchio centrale come riferimento e il cartoncino color Havana o marrone è lo stesso. Quindi questa è la dimensione, diciamo, della parte centrale del corpo. Da qui dovranno uscire i rametti. Quindi con la matita parto proprio da qui a disegnarli, a disegnare la parte e a crearli per poi andare a tagliarli. Poi vi avvicino il disegno in modo che lo possiate vedere. Allora, così. Ecco qui. Allora, quando vado a toglierlo cerco di unire questa parte perché poi andrò ad incollarlo intero dietro
e questo è il risultato. Quindi io vado a ritagliare questa sagoma. Prima di ritagliare questa sagoma, mi disegno poi il mio cappello sul cartoncino nero, quindi il cappello che andrà messo qui di sbiego. Anche qui posso prendermi come riferimento la testolina e, considerando che va appoggiato così proprio sulla sommità, vado a sagomare. Sul nero magari non si vede tanto, però sagomo la parte sotto in questo modo e poi vado a sagomare la parte del cappello un po' più alta sopra. Adesso ve la avvicino così riuscite a vederla meglio un po' in controluce. Quindi adesso io posso già ritagliarmi queste due parti. Allora, le nostre parti principali sono pronte. Prima di iniziare ad incollare, vi do un suggerimento per quanto riguarda il nostro nastro, il nostro cordoncino da applicare per appendere appunto il nostro pupazzo di neve. Allora, possiamo decidere di incollarlo dietro alla testa semplicemente in questo modo, o incollarlo o metterci un pochino di scotch. Oppure possiamo anche decidere di fare un foro con il forabuchi e far passare, magari farlo anche, possiamo farlo in modo che venga nascosto dal nostro cappellino, e far passare lo spago all'interno in questo modo, facendo poi un nodino sulla sommità. In questo modo, prima andiamo a tagliare il cordoncino. La lunghezza la decidete voi naturalmente e poi vi fate appunto il nodino per chiuderlo. Eccolo qui ed è pronto. Ok, poi potete tagliare appunto la parte in eccesso del cordoncino. Ok, adesso quindi possiamo iniziare ad incollare. Allora, partiamo ad incollare le due le parti di base. Potete usare qui la colla a stick senza problemi. Ecco qua, così. Poi lo giriamo e ci incolliamo le nostre braccia in questo modo. Quindi colla anche qua, più o meno nella parte centrale. Eccola qui. La giriamo. Eccolo qua. Adesso incolliamo la testa. E poi come parte finale faremo tutte le decorazioni. E qui, magari qui mi aiuto con un po' di colla vinilica perché rimanga fermo sopra al cordoncino, ci metto il cappello. Posso anche decidere di mettere un po' di colla vinilica qui sotto in modo da attaccare il cordoncino perché rimanga fermo. Vedete proprio sulla base qui sopra. E una volta che si è incollato, asciugato un pochino, vado ad applicare la colla anche su questa parte e ad incollare proprio sopra il cappello, in questo modo. Così rimane fermo. Ecco qui, e aspetto un attimo che si asciughi. Adesso cominciamo a fare le nostre decorazioni, quindi possiamo partire con gli occhi, andando appunto ad applicare questi adesivi, oppure potete anche disegnarli così come il naso, la bocca, come preferite. Qui ci sono i nostri occhietti.
Poi il naso, per esempio, io lo vado a ritagliare un naso a forma di carota da gomma crepla glitterata che ho avanzato, proprio un pezzettino, vedete? Anche un piccolo triangolo va benissimo. Ecco qui e lo metterò qua così. La bocca posso disegnarla semplicemente con la matita o con un pennarello. Ecco qui. Adesso vado ad incollare la gomma crepla. Eccola qui. Adesso posso decorare anche la parte del mio cappello. Per esempio, sempre in questo caso, vado a ritagliarmi anche qui un pezzettino, una strisciolina di gomma crepla glitterata dorata e la vado ad applicare qui sopra. Poi vado a ritagliare quella in eccesso. Per parti così piccole, la gomma crepla si incolla benissimo anche con la colla stick. Ecco qua, e poi vado a ritagliare la parte in eccesso da dietro. Eccola qui. E adesso, ultima cosa, ci metto dei bottoni colorati proprio per rendere un po' più vivace il mio pupazzo di neve. Magari posso sceglierne di mettere due sopra e uno sotto. Questi li vado ad incollare con un goccino di colla vinilica che posso già mettere qui sul mio pupazzo. Ne basta un pochina. Ed è pronto. Vedete, è un'attività veramente veloce e semplice da fare anche con i bambini e può essere utilizzata sia come decorazione per l'albero di Natale, ma anche magari come chiudipacco, scrivendo qui sotto o dietro un piccolo messaggio. Eccolo qui. E adesso andiamo a realizzare il secondo pupazzo di neve. Realizzare il secondo pupazzo di neve, andiamo a ritagliarci dal nostro cartoncino bianco 4 strisce larghe 7,5 cm e alte 15 cm e 4 strisce larghe 4,5 cm e alte 9 cm. Dopo averle ritagliate, cominciamo a piegarle per creare delle fisarmoniche. Quindi andremo a creare due coccarde, una più grande e una più piccolina. Allora, per creare le fisarmoniche che ci servono appunto per creare le coccarde, pieghiamo a metà la nostra striscia. Questo procedimento vale sia per la grande che per la piccola. Poi la apriamo e portiamo l'estremità inferiore verso la metà e l'estremità superiore sempre verso la metà in questo modo. La ripieghiamo l'estremità superiore verso il centro e l'inferiore verso il centro, così ci siamo creati le pieghe. Essendo il cartoncino bello spesso, dobbiamo assicurarci che le pieghe siano ben segnate, quindi schiacciamo per bene. Se lo fate con i bambini, magari potete scegliere un cartoncino più leggero, semplice foglio di carta bianco. Lo apriamo e quindi andiamo a creare la fisarmonica facendo la piega così a monte e poi lasciando questa a valle, di nuovo a valle, a monte, a valle e a monte. Questa piegatura iniziale serve proprio per segnare già dove piegare il cartoncino, in modo che tutte le pieghe abbiano la stessa larghezza. Facciamo la stessa cosa con tutte le altre tre strisce di carta. Vedete, io ho già iniziato a farlo, e anche con quelle più piccoline. Una
una volta che abbiamo fatto le pieghe, cominciamo a costruire le nostre coccarde. Partiamo da quella più grande, prendiamo una fisarmonica e la pieghiamo a metà verso il centro, in questo modo. Andiamo ad incollare all'interno. Ecco qui. E poi chiudiamo e schiacciamo per bene. Facciamo la stessa cosa con tutte le altre. Eventualmente, finché incollate le altre, potete aiutarvi con una molletta messa qui affinché la parte centrale rimanga ben incollata e si asciughi. Ecco qui, e lo facciamo appunto con tutte e anche con quelle più piccoline. Mentre le fisarmoniche più piccole sono in posa con la molletta, comincio ad incollare quelle più grandi, una mi unisco tra di loro proprio come una classica coccarda. Anche qui poi mi aiuterò con le mollette perché rimangano tra di loro ben fissate. Prima le incollo tutte una a fianco all'altra. Ecco qui. Poi quando sono ben fissate le vado ad aprire. Completo anche con l'ultima. E una volta che tra di loro sono ben fissate, poi unisco i due lembi restanti. E la stessa cosa la vado a fare con quelle più piccoline. Ecco qui, vedete che quando vado ad aprirle, poi posso unire con la colla la parte sotto. Una volta che le coccarde sono pronte, ci andiamo a ritagliare 4 cerchi da 2,5 cm 3 cm di diametro, che andremo ad appoggiare proprio al centro per nascondere il buco centrale, se per caso appunto non riusciamo a mantenere ben uniti le 4 fisarmoniche. Quindi ne mettiamo uno davanti e uno dietro, lo incolliamo con la colla vinilica o con la colla stick, e una volta che abbiamo appunto coperto la parte centrale, dobbiamo unire le 2 fisarmoniche in questo modo. Anche qui ci mettiamo della colla vinilica, in questo caso perché scivola meglio all'interno, e incastriamo le 2 coccarde in questo modo. Dopo che abbiamo unito le 2 parti, procediamo a decorare il pupazzo di neve come abbiamo fatto per quello precedente, quindi con il cappello ritagliato dal cartoncino nero, le braccia ritagliate dal cartoncino Havana, e poi lo decoriamo a piacere con gli occhi, i bottoni, il naso e la bocca. Eccoli qui i nostri 2 simpaticissimi pupazzi di neve, sono pronti. Allora, questo, come abbiamo visto prima, è adatto ad essere appeso magari all'albero di Natale, oppure anche come chiudipacco con una mollettina. Questo invece è semplicissimo, anche qui possiamo applicare uno spaghetto perché venga appeso appunto all'albero, oppure con un pochino di scotch sulla parte sul retro potete applicarlo anche questo come decorazione magari di una borsetta o di un pacchettino regalo. Ecco, allora, in compagnia dei miei 2 pupazzi di neve io vi saluto, vi ringrazio per aver guardato il video. Se l'idea vi è piaciuta, mettete un like. Ciao a tutti, ben fatto, sono